Grazie Seba. Allora, cosa succede? Siamo nell'ultimo giorno di un penetration test e troviamo un repository Git con il codice sorgente della intranet. Oppure arriva nelle slide un filo in ritardo su Twitch? Sì, su Twitch arriva dopo, ma tu considera quelle che vedi qua, perché comunque lo stream è ritardato di qualche secondo chiaramente. Perfetto, perfetto. Un commerciale, e succede praticamente tutte le volte, vende due giorni quando tu ne avevi chiesti almeno 8, oppure un collega o un amico ti chiede di fare una revisione di un suo prodotto e ovviamente ti paga in pizza e birra, quindi in amicizia. O molto più semplicemente hai qualche ora libera e vuoi cercare qualche bug in applicazioni open source, segui il nostro metodo Antani per un successo garantito al 100%. Chi sono? Sono presentato velocemente prima Seba, Sandro Zaccarini, mi piace leggere, scrivere, rompere, aggiustare software, faccio un po' di tutto. E nei prossimi più o meno 20 minuti, 20-22, vediamo quelli che riusciamo a impiegare. Cerco di indirizzarmi in quella che credo sia l'arte più empirica fin dai tempi antichi, ovvero il Secure Code Review, il Code Audit. A parte gli scherzi, ovviamente, capita molto molto di frequente che abbiamo poco tempo per fare qualcosa. E, anzi, direi praticamente sempre è così. In questi casi è fondamentale per riuscire a raggiungere un obiettivo apprezzabile sapere cosa cerchiamo, dove, avere un'idea di come cercarlo e soprattutto avere un'idea di a cosa servirà quello che stiamo cercando. Qui ho riadattato un pochettino la regola delle 5 W americane, e ovviamente sono 4, facciamo un circa 5 W. E sarà tutto un po' circa in questo talk, proprio perché l'arte del code review in realtà non è una cosa precisa come ci si potrebbe aspettare, è molto molto empirica e dettata dall'esperienza, da quella che è la pratica. Prima di partire, un piccolo velocissimo disclaimer. Quando si comincia a fare code review, a fare questo tipo di attività, si è solitamente un pochino titubanti. Il problema che molto spesso sottovalutiamo qual è? È quello che ignoriamo il fatto che tutti i software hanno dei bug, che siano funzionali, che siano di sicurezza, questo poco importa, ma tutti i software hanno dei bug. Alcuni di questi sono sfruttabili, quindi è possibile trarre vantaggio da questi bug. Alcuni lo diventeranno in futuro perché escono nuove tecniche, oppure perché qualcun altro ha un punto di vista un po' diverso dal nostro e riesce a sfruttare questo bug. Nessun software ha subito sufficiente code review, nessuno. Considerate Google, ha un Project Zero di Google, ci sono dentro delle persone che sono tra le più skillate al mondo per quel che riguarda la security, la sicurezza, sia da un punto di vista hardware che da un punto di vista software. E è sotto gli occhi di tutti anche Google la vulnerabilità, quindi non esiste un codice che è stato che ha subito una sufficiente code review. Questo perché? Perché vengono introdotte nuove feature, che vuol dire nuove interazioni tra le funzioni già esistenti, refactor del codice che magari introduce nuovi giri all'interno del codice, quindi quello che prima era un dato passato in maniera diciamo sana non è più. Il legacy, che è una mano dal cielo per chi fa il lavoro del penetration tester, ma anche molto spesso problematiche molto molto semplici che sono sottovalutate perché si vanno a cercare vulnerabilità clamorose e si ignorano le piccole, quelle piccole che molto spesso concatenate ad altre piccole creano più problemi rispetto a quelle grandi. Un'altra cosa che si tende a sottovalutare è che nessun vendor è abbastanza grande per avere il codice che scrive, per far sì che il proprio codice subisca un corretto code review, un sufficiente code review. Vi faccio l'esempio di Google, sappiamo benissimo che anche Checkpoint ha un team di ricercatori molto molto forte, veramente bravi.
ma anche SharePoint ha i suoi problemi. Possiamo parlare di Cisco. Cisco è il vendor grande per eccellenza e milioni di vulnerabilità nei suoi prodotti. Nessun vendor è sufficientemente grande per avere abbastanza persone che scrivono, che verificano il codice che viene scritto. Questo anche perché più persone scrivono codice, più è grande la base di codice da verificare, quindi più persone ti servirebbero per verificarla. Quindi paradossalmente è probabilmente più facile trovare una piccola azienda che ha codice, che ha subito una corretta code review, rispetto ai big. Questo per diversi motivi. Se volete cominciare a fare code review, tatuatevi sulla mano, sul braccio, queste tre regole. Tutti i software hanno bug che non sono ancora stati provati. La cosa peggiore che invece potete fare è quella di cominciare un'attività di code review pensando che qualcuno più capace di noi abbia già fatto la stessa cosa. Allora, è sicuramente vero che qualcuno più capace di me e di voi ha già fatto un'analisi di sicurezza sul codice sorgente, ma non è detto che abbia avuto il tempo sufficiente per fare una code review efficace davvero. C'è anche un'altra cosa da dire molto molto importante. In questo genere di attività conta molto l'esperienza e conta molto il background di chi approccia l'attività stessa. Io ho un'esperienza, voi che mi ascoltate ne avete un'altra che è sicuramente diversa. Il nostro background ci darà modo di leggere l'interazione per le funzioni del codice in maniera diversa. La nostra esperienza ci farà verificare una cosa piuttosto che un'altra. Queste grosse differenze nel background e nell'esperienza saltano fuori molto amplificate quando il tempo è poco, e quindi più che seguire delle checklist puntuali, tra virgolette, si va, sempre tra virgolette, a braccio. Sono molto, molto amplificate. La cosa invece migliore, a mio parere, che potete fare è iniziare pensando, ragionando, non come se doveste leggere un libro, quindi partendo dalla pagina 1, capitolo 1, ma ragionare pensando all'audit del codice, quindi avere bene a mente quella differenza tra leggere e fare audit. E questa cosa chiaramente vi servirà non solo se volete fare un audit da un punto di vista della sicurezza, ma anche se state cercando bug funzionali o se volete fare refactoring. Audit cosa vuol dire? Vuol dire cominciare a leggere il codice per funzioni e non molto banalmente per applicazioni web dall'index.php. Ragioniamo quindi per funzioni e non per numero di pagine. Queste a mio parere sono le cose principali che dovete sapere quando, prima di cominciare a fare code review, quindi per entrare nel mood, nello stato d'animo corretto. Tornando alle circa 5W, cosa noi andiamo a cercare? Quello che ci interessa principalmente sono questi quattro punti che vedete, sono le cose più succose, quelle che in gergo vengono chiamate i low-hanging fruit, quindi i frutti più facili da raccogliere. Non è tutto quello che si può provare, ma il titolo del talk è evidente, noi stiamo cercando di dedicare un 20% del tempo necessario a un'attività per tirare fuori l'80% circa di quello che sarebbe un risultato completo. Questi sono le cose che dobbiamo cercare principalmente, sono quelle che possono pagare di più in termini anche di soddisfazione e sono quelle che possono creare più, tra virgolette, danno all'applicazione attaccata. In questo momento ci interessa il giusto, il movimento laterale. Io do per scontato che sappiate cosa significhino questi termini. Se non lo sapete, sono su Telegram, potete mandarmi un'email, Twitter, quello che volete, anche i prossimi giorni senza problemi. Quindi lasciamo perdere il movimento laterale, cerchiamo di concentrarci su i punti 1, 3 e 4. Dove li vado a cercare? Idealmente dappertutto, ma è improbabile.
ovunque abbia un'interazione con l'utente, quindi c'è un input o un output con l'utente, diventa lo stesso molto complesso, perché le applicazioni piccole magari hanno 20-30 punti di interazione con l'utente, le applicazioni un po' più grandi possono averne anche qualche migliaio di punti di interazione. Diventa improbabile verificarli tutti nel nostro rapporto di 80-20. Quindi ragionando nel 20% di tempo da dedicare, cosa andiamo a verificare? Le funzioni di login, di registrazioni, quello che può essere fatto nel profilo. Molto spesso si caricano avatar, ci sono descrizioni, ci sono commenti o cose di questo tipo, oppure i messaggi, che sono molto spesso ben verificati, ma è stato un esempio una vulnerabilità grossa su Slack della settimana scorsa, non sufficientemente verificati. Quindi cerchiamo di capire quali sono i punti dove è più probabile che troviamo qualcosa che può essere relativo al nostro vuoto del punto precedente. Quindi andremo a cercare quello che ci interessa, dove abbiamo più probabilità di trovare l'oro. Perché andiamo a cercare qualcosa? Di solito sì, quello che si va a cercare è una remote code execution, qualcosa che ci permetta di ottenere il controllo subito dell'applicazione del server. Non è sempre il punto più pagante, non è sempre l'obiettivo più pagante questo, perché pensate a una database con dentro dati succosi, non mi interessa eseguire codice sulla database, mi interessa farne il dump, quindi entrare in possesso di quei dati. Gli obiettivi possono essere anche molto più piccoli rispetto a quelli che vediamo elencati qui, possono essere, come dicevo inizialmente, piccole vulnerabilità che noi andiamo a concatenare con altre. Quindi se posso impersonare un altro utente, posso leggere i messaggi di un altro utente, magari vado a leggere i messaggi di admin e raccolgo altre informazioni che mi permettono di portare altri attacchi e tutto questo genere di cose. Non ragioniamo per obiettivi troppo grossi, ma cerchiamo di mantenere il focus. Una cosa che ho visto si fa molto di frequente è quella, purtroppo, di darsi un obiettivo e di mettersi il paraocchi. Questo è un enorme errore. È un enorme errore perché, esempio banale, se vado alla ricerca di una SQL injection, verifico tutto il codice che ruota intorno ai database, ma ignoro totalmente magari altre vulnerabilità che sono molto più sciocche o semplici da sfruttare. Quindi è fondamentale focalizzarsi, perché abbiamo detto il tempo che vogliamo, che possiamo dedicare è poco. È altrettanto fondamentale non mantenere il paraocchi. Perché? Perché se manteniamo il paraocchi non vediamo cose che sono più semplici magari da sfruttare o che sono un pochino deviate rispetto al nostro obiettivo principale. Quindi focalizzarsi, ma con gli occhi aperti. Come? Il come è la cosa più difficile. Io ovviamente sto raccontandovi qualcosa che è relativo al mio percorso, quella che è la mia esperienza, e sappiamo che esistono strumenti sia commerciali che gratuiti che fanno analisi statica del codice. Alcuni funzionano decentemente, alcuni un po' meglio, alcuni un po' peggio. Non è l'argomento di questo talk. A noi interessa andare a cercare vulnerabilità che non sono facilmente trovabili con questo genere di strumenti. Quindi in parte anche quelle che possono essere considerate vulnerabilità logiche, quindi relative al flusso dell'applicazione stessa. Il mio approccio qual è? Se ho la possibilità, faccio un giro sull'applicazione. Sto parlando di applicazioni web in questo esempio, perché sono quelle che credo tutti vediamo continuamente dalla mattina quando ci svegliamo alla sera, quando andiamo a dormire, quindi sono le più facili da comprendere e le più facili da approcciare anche per chi non ha magari molta esperienza. Un giro veloce sull'applicazione web permette di vedere, di capire, anche solo una mezz'ora, di capire quali sono le funzioni più potenzialmente interessanti. Chiaramente non la prima volta, ma magari alla decima, quindicesima applicazione sulla quale lavorate, cominciate un pochino ad avere
il naso da tartufo, diciamo, quindi a capire quali sono i punti dove è più da una parte probabile, dall'altra è fruttuoso trovare bug, trovare vulnerabilità. Subito dopo cosa si fa? Si dà un'occhiata a quella che è la struttura del codice, quindi capire com'è l'alberatura, quali sono le pagine esposte direttamente sul document root e quelle che sono invece incluse, quindi fuori dal document root, verificare dove vengono appoggiati i file temporanei, quando si fa un upload, quando si genera un archivio, cose di questo tipo, e capire se e quali librerie terze parti vengono usate, e tutta un'attività di raccolta informazioni che poi può essere utile, non può essere, è molto utile nella fase di ricerca vulnerabilità vera e propria. Per partire, cosa si fa? Si comincia a usare grep, dove tu perfetto, quindi grep è direi lo strumento dal quale si parte quando si fa code audit. Usando le flag after and before è piuttosto semplice trovare qualche vulnerabilità abbastanza banale. È molto importante, anche molto tanto importante quanto sottovalutata, la flag L maiuscola. Cosa fa? Consente di escludere dall'output di grep i file che matchano un dato, una data regex. A cosa la uso? Capita molto spesso, soprattutto applicazioni PHP, che i file comincino con un include, che è quello che verifica l'autenticazione, l'autorizzazione a vedere quel file e le funzioni che sono dentro. Se sai qual è quel file, puoi farti mostrare tutti quelli che non fanno quel check, quindi cerco una pagina esposta per la quale non viene verificata l'autenticazione, l'autorizzazione. In quel modo so che ho un punto di attacco possibile non autenticato. Sono punti assolutamente molto molto interessanti. Un'altra cosa molto 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 importante è prendere note di tutto quello che è anche poco interessante. Perché è molto importante? Perché per quanto possa essere veloce un'attività di code review, non porta via mai meno di 8 ore. Se non abbiamo almeno 8 ore da investire, anche non consecutive, però devono essere ragionevolmente vicine, è inutile partire, perché non si fa in tempo a prendere confidenza con il codice sorgente, quindi si di fatto perde del tempo. E quello che trovo adesso non so se e a cosa mi servirà, quindi se ho anche il piccolo sentore che possa essermi utile, io lo segno, lo tengo da parte e poi dopo me lo riguardo man mano che trovo altre cose. L'ho già detto prima, attenzione a una cosa, il code audit non parte alla pagina 1 del libro, parte alla pagina che la vostra esperienza vi dice è il punto più interessante dal quale partire. Se non avete idea dove partire, prendete la slide precedente del dove e guardate quelle funzioni come punto di inizio. Ora, la parte credo più succosa di questo talk è la prossima mind map che vi faccio vedere. Tenete presente che è tutt'altro che completa. Perché non è completa? Intanto perché non starebbe in una slide, ma soprattutto perché stiamo parlando di 80-20, quindi non vogliamo coprire il 100%, vogliamo coprire il 20%. Quindi, mind map, spero che riusciate a vederla decentemente, non so, l'ho ingrandita più possibile, comunque sì, lo vediamo, comunque confermo perfetto. La pubblicherò probabilmente così com'è, anche in formato Xmind, quindi ve la potrete spulciare con più calma. E queste sono le attività che di solito seguo quando ho fretta e voglio fare un controllo molto veloce su qualcosa. Fate molta attenzione al concetto di out. Molto spesso sia chi sviluppa ma anche chi fa security offensive usa questa abbreviazione in maniera errata. Perché? Perché out può significare sia autenticazione che autorizzazione, sono due concetti
molto molto diversi, non è detto che un utente autenticato abbia il diritto di vedere tutto quello che c'è su un sito, su un'applicazione, pensate soltanto all'utente admin, l'utente editor, l'utente standard, diciamo. Quindi fate molta attenzione anche quando rileggete il codice al concetto di autorizzazione, non fidatevi della mera autenticazione. Per cercare, quindi in questo caso sarebbe un authentication bypass, cosa vado a guardare? Vado a guardarmi le form di login. Sulla form di login guardo molto banalmente come è fatto il... Qui ho segnato soltanto SQL, però molto spesso si va a fare autenticazione su Active Directory magari, quindi su altri backend che non sono proprio SQL. Anche in questi casi è possibile fare tampering delle query, quindi fare in modo che la query ritorni sempre vero o mi ritorni dati utili per il mio attacco. Un'altra cosa che spesso si sottovaluta è la predicibilità dei cookie. Ormai con i framework moderni ci si basa sulla generazione del token di sessione del framework stesso o del linguaggio, quindi è raro, ma non è impossibile. Quindi fate sempre attenzione anche a questa cosa. È capitato, come dicevo prima, di verificare applicazioni con backend, multipli backend diversi, e ci sono casi buffi quando il primo backend fallisce oppure quando l'utente non è trovato nel primo backend. Quindi fate molta attenzione anche se sviluppate alla logica che sta dietro allo switch di backend. Oro puro sono i token di ricordami e i token di password reset. Non tutto ovviamente le applicazioni, ma è molto frequente che ci siano problemi su questi token. La parte di registrazione è praticamente mai verificata. Capita spesso di trovare problemi sulla parte di registrazione, problemi intesi come una cattiva scelta dello username, quindi posso scegliere utenti che magari hanno un significato importante per l'applicazione, oppure posso avere la possibilità di assegnarmi un role ID arbitrario, quindi decido io quale sarà il mio ruolo nell'applicazione. Da questo punto in poi si passa a verificare quali sono le interazioni tra gli utenti, se viene verificata davvero l'autorizzazione a fare attività, se le form accettano dati, campi che non sono espliciti. Perché? Perché magari admin li può mandare, lo user no, ma l'applicazione non verifica se chi li sta mandando è utente o admin. La gestione dei file, molto 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 importante. Ci sono spesso delle, si chiamano race condition, quindi quando carico un file mentre questo file viene verificato, quindi controllo, l'applicazione controlla se il file rispetta i requisiti o meno, viene appoggiato in un punto. Se quel punto è predicibile e per nostra sfortuna o nostra fortuna o sfortuna dello sviluppatore è anche esposto su web, potrei riuscire a sfruttare quel secondo nel quale è esposto per far eseguire codice arbitrario. L'upload dei file, dove magari tante volte le estensioni valide sono blacklist e magari fatte non bene, oppure sono in database e quindi modificabili tramite SQL injection. Interazioni con il sistema operativo, molto spesso troviamo delle tra virgolette exec non sicure, oppure interazioni con librerie terze parti. Le più vulnerabili tra virgolette sono quelle che interagiscono con il database, potremmo chiamarli ORM, ma anche semplicemente classi più piccoline, oppure le librerie che fanno encryption. Molto spesso l'encryption è fatta bene, ma se fatta in casa si possono trovare diversi problemi. Ho corso un pochettino per fare questa panoramica, poi ve la potete riguardare con calma questa slide. Ho quasi tutto il tempo, vi faccio velocissimo due esempi di casi reali e poi dopo andiamo a chiudere. Casi reali vuol dire vulnerabilità piccole concatenate trovate su applicazioni delle quali ho fatto code review.
Facciamo finta di avere una pagina admin only che non è linkata, che non può essere vista dall'utente, che è esposta, ma non, per la quale non viene verificata l'autorizzazione. Vulnerabilità piccola, diciamo. Trovo una SQL injection non autenticata che non mi permette di fare il bypass del login, quindi non posso accedere come admin sull'applicazione, ma posso scaricare il database. Vediamo cosa posso fare sul database. Mettiamo un po' di contesto. L'applicazione ha un algoritmo di encryption custom, che in questo caso ci interessa il giusto che sia custom, perché l'applicazione ha bisogno di decifrare i dati, quindi se fosse anche il più sicuro del mondo, comunque lui deve decifrarli, quindi avendo in mano il codice sorgente posso anch'io decifrare quei dati se la chiave è comune. E, concatenando queste tre piccole vulnerabilità, cosa posso fare? Faccio il dump del database, decifro tutto quello che trovo nell'applicazione, e l'applicazione, non ve l'ho detto, è un'applicazione che si occuperebbe di collegarsi a dispositivi di rete per effettuare operazioni. Decifrando il contenuto del database di cui sono riuscito a fare dump, riesco a accedere ad altri target sulla rete. Quindi concatenando queste tre vulnerabilità un pochino piccole, riesco a fare un danno molto allargato sulla rete. Altro esempio di vita vissuta è un'applicazione che ha più di un backend per gli utenti, molto banalmente possiamo dire Active Directory e un SQL locale. E fino a qui tutto bene. Il problema qual è? Che vengono controllati tutti i backend finché non trovo un utente che matcha. Di nuovo provo una SQL injection non autenticata. Il database, il driver SQL mi permette di fare query concatenate, quindi posso usare una query update to insert per inserire un utente admin nel database locale e ottenere altri privilegi. Anche in questo caso sono piccole vulnerabilità concatenate, possono darmi un danno un pochino più grande. E, come vi dicevo prima, teoricamente la mind map dovrebbe avervi aiutato a raggiungere il famoso 80% in 20 minuti. E ovviamente qualcosa lo si perde per strada perché non si può nel 20% del tempo coprire tutto. E tenete però presente che il rimanente, chiamiamolo 20%, porterà via molto più degli 80 minuti che abbiamo lasciato da parte. Attenzione, questo che vi ho spiegato non è un metodo professionale, è un metodo per correre e raggiungere un obiettivo in qualche modo apprezzabile, quindi non prendete la mind map che vi ho dato e rivendetela come il metodo per fare code review. Avete poco tempo, volete divertirvi qualche sera alla settimana, ok, se lo dovete fare di mestiere va molto allargata quella mind map. E vi dicevo inizialmente, questo genere di attività sono molto molto empiriche e si basano sulla pratica, sulla pratica. Io non credo che la perfezione esista, soprattutto in un mondo come questo della cyber security, della sicurezza dell'informatica, delle formazioni dei dati. La pratica, lo studio, il confronto, come si fa appunto qui su ESC, si avvicina alla perfezione, ma è impossibile raggiungere la perfezione, a mio parere. Bene, allora grazie Guli, ci hai lasciato l'ultima slide con le domande, però siamo in super ritardissimo, quindi le domande le rinviamo al gruppo Telegram di Anastasia. Se dove 15 secondi. Allora, qui abbiamo corso, abbiamo fatto 20 minuti, quello che sarebbe probabilmente neanche un talk lungo, ma un workshop. Non mi dispiacerebbe se si riesce, se vi è piaciuta questa corsa, proporre per l'anno prossimo qualcosa di un pochino più strutturato, dove si parla anche di tutte queste cose che vedete in questa slide. E, ovviamente ringraziamento dovuto allo staff di ESC,